Grazie per essere tornati da noi, Stelle con Moran. E adesso una sorpresa per voi. Normalmente sentiamo parlare di Israele in condizioni poco piacevoli: guerre, attentati, ultimi posti in Eurovisione. Ma nella Terra Santa ci sono cose incredibili. E non sto parlando delle donne israeliane. Considerate che sì, sono le donne più belle del mondo. Secondo me è abbastanza vero. Sono onorata ad ospitare la stella più grande della televisione israeliana, il presentatore di punta del prime time del primo canale commerciale, un genio musicale che già a 3 anni sapeva suonare il violino, la tromba, l'arpa. Intere generazioni sono cresciute sulle sue pellose gambe e non abbiamo ancora detto nulla sul suo fascino bestiale che mette tutte le donne sulle ginocchia a fare grrr. Signori e signori, Yair Nizzani! Oh. Buonasera! Buonasera, ciao Moran! Ma buonasera! Posso? Io ho portato un regalino da Israele. Fantastico! Semplicemente fantastico! La terra della Terra Santa! Grazie! Devo proprio dirtello, nella realtà sei molto più bella di ciò che credevo. Prendiamo insieme un caffè, un espresso. Guarda, tutte le top model sono passate da te, vero? Sarebbe più giusto dire che tutte le supermodelle del passato mi sono salite addosso. Sì, sai, ho abbastanza amore di soddisfarle tutte. Come si usa a dire, l'amore non ha frontiere. Amore per tutto questo, un vero uomo. I veloci che mettono i gel nei capelli, mettono pantaloni stretti per evidenziare e pensano che noi siamo pazzi per questo. Yair, sei un uomo ricco? Ne ho abbastanza, ma i soldi non sono ciò che conta. L'importante della vita è l'amore. E il denaro non può comprare l'amore. Che bello sentirlo! Ma senti, chirurgia plastica, cosa hai fatto? Che stai da Dio, bello! Oh, niente, è tutto naturale, però bevo molta acqua. Incredibile, adesso ho capito cosa rende questo uomo così speciale. Ricco, bello, famoso. È un uomo che sa dare e fare l'amore. Oh, sto scegliendo. Portatemi una venda. Senti, qualsiasi cosa che tocchi diventa ora. Musica, televisione, donne, affari. Qual è il tuo segreto? La modestia. Soprattutto essere modesto. Io mi comporto con rispetto con tutti. E poi che posso farci posseggo anche un notevole talento, eh? Sì, è vero, questo non posso discutere. Un momento, Yair. ערב טוב לכולכם, אני רוצה להזכיר לכם שמחר ב9 אני אהיה כאן עם התוכנית החדשה שלי, דיל, לא דיל, עם פרסים של עד 1.5 מיליון שקלים. כדאי לראות, מחר ב9. מורן, סליחה, מי מדבר? למה מפריע לי ככה, דיל או לא דיל? סליחה. יאיר, בחייך, הבנו את הרעיון, דיברנו, קשקשנו מספיק, די, אנחנו לא באיטליה. אתה לא חייב למכור לי את הבולשיט הזה. מורן, קצת טיפה נימוס, את בכל זאת אורחת פה, עם כל הכבוד. לא, אני מבקשת ממך קצת נימוס. רצית אינטרנשיונל, הזמנת אותי ובאתי. עכשיו אתה סתם לי את הפה, אני אורחת כאן, וגם הבטחת לי שנשיר ביחד. בסדר, אז הבטחתי. לא הבטחתי לקיים את מה שהבטחתי. יאיר, או שאנחנו שרים ביחד או שאני הולכת. אתה מחליט דיל או לא דיל. Sento una trottola.
non parli mai. Io sembro un giocattolo rotto che porti con te. תודה רבה למורן אטיאס ולרקדניות של אקטי פולישוק. בשבוע הבא, יום שלישי, 21:00, אנחנו כאן, מורן, תודה. דילו לדיל, יום רביעי ב-21:00. צ'אג רצה.